Grand Paris Express è attualmente il più grande progetto infrastrutturale in fase di costruzione in Europa. Viene spesso denominato il cantiere del secolo. Il progetto è realizzato dalla Société du Grand Paris. 35 miliardi di euro in totale sono previsti per la costruzione di una moderna rete di trasporto pubblico lunga 200 km. Il progetto prevede l'estensione della linea metropolitana 14 e la costruzione delle nuove linee 15, 16, 17 e 18. La nuova rete metropolitana comprenderà 60 nuove stazioni circa, che saranno costruite al fine di servire meglio i territori della regione parigina. Il Grand Paris Express mira a limitare l'uso della macchina, a migliorare la qualità dell'aria e a supportare lo sviluppo economico della regione. Esso favorirà gli spostamenti diretti da una zona periferica all'altra, senza dover passare dal centro di Parigi. Trevi è impegnata nella costruzione delle stazioni interrate dell'aeroporto de Le Bourget, di Aulnay e di Saint-Denis-Pleyel. La stazione di Saint-Denis-Pleyel sarà la più grande stazione del Grand Paris Express, con l'attraversamento dei tunnel delle linee 14, 15 e 16. Siamo sulla stazione di Saint-Denis-Pleyel, la stazione principale di tutto il progetto della Grand Paris, in quanto collega quattro linee di metropolitana con due ferroviarie ed si trova nelle vicinanze dello Stade de France. La particolarità di questa stazione sta nei suoi 9.000 metri quadrati di superficie e nel suo scavo con metodologia in top-down. Infatti, per poter permettere lo scavo in top-down è stato necessario nel progetto inserire ben 36 barrette di pré-fondé. Quindi non soltanto eseguiamo 141 pannelli di paratia strutturale, ma eseguiamo anche 36 barrette di pré-fondé che vengono posate con la particolarità di essere 36 metri profonde per 90 tonnellate di peso, una prima assoluta. Uno dei principali lavori eseguiti nei diversi cantieri della commessa è quello del trattamento dei terreni. In che cosa consiste? Lo scopo finale fondamentalmente è quello di consolidare i terreni trattati e abbassare significativamente il livello di falda. Questo per permettere il passaggio in tutta sicurezza del tunnel. Trevi è anche impegnata nell'esecuzione di un certo numero di pozzi di lancio per le TBM e di opere di servizio intermedio. I pozzi di servizio permettono l'accesso per il soccorso e l'evacuazione dei passeggeri, la ventilazione e l'alimentazione elettrica. Tutte le opere raggiungono elevate profondità e richiedono la costruzione di muri di sostegno in cemento armato eseguiti per mezzo di diaframmi che possono talvolta arrivare a più di 60 metri. Per l'esecuzione di tali lavori, in considerazione della profondità di scavo da raggiungere, l'elevato spessore delle pareti, le tolleranze di verticalità e la geologia del sottosuolo da penetrare, Trevi utilizza mezzi di perforazione come benne pesanti e frese idrauliche di ultima generazione per assicurare i migliori standard di qualità. La Trevi S.p.A. insieme al raggruppamento di imprese Atlas NG Foundation ha stipulato un contratto con il raggruppamento Salini Pregillo NGE per la realizzazione delle fondazioni di un tratto di linea metropolitana, la linea numero 16, il lotto 2 di Parigi. La linea è nella zona periferica di nord-est di Parigi e prevede la realizzazione di 4 stazioni metropolitane e 10 pozzi di servizio. Il lavoro che stiamo affrontando in questo momento è un pozzo per l'ingresso della TBM, l'attrezzatura che scaverà le linee di metropolitana, ed è un pozzo particolarmente difficile in quanto è una situazione geologica molto complessa. L'esistenza di gessi nei primi 30 metri complica la realizzazione dell'opera di fondazione.
Siamo a Chelles, a nord-est di Parigi, in un cantiere della linea 16 della metropolitana per la Società du Grand Paris. In particolare siamo sull'opera chiamata Ouvrage OA603, relativo a un pozzo di lancio delle TBM. Questo pozzo è composto da diaframmi circolari dello spessore di 1.500 per la profondità di 62 metri circa. La perforazione è affidata a una Solmec SC135 Tiger che sta affrontando gli scavi in maniera eccellente con degli ottimi risultati in terreni con una natura molto diversa e difficile, tra cui gessi, calcari e argille. Bonjour, je m'appelle Arnaud Tison, je suis directeur de projet du lot 17.1 pour la société Trévis. Le lot 17.1 consiste en la réalisation de 4 ouvrages dans le cadre du Grand Paris Express. Nous avons une gare LBA, deux ouvrages techniques, l'OA 3500, l'OA 3501 et l'ouvrage 3502. Sur l'ouvrage 3502, nous réalisons une paroi moulée d'1,20 m d'épaisseur sur environ 40 mètres de profondeur. Pour faire ces travaux, nous avons 3 porteurs SC90, dont 2 qui sont équipés en benne à câble et 1 en cutter. Les panneaux font à peu près 320 mètres cubes de béton avec environ 40 tonnes d'armature. Pour traiter les entrées de tunnels, nous réalisons une paroi en béton plastique afin d'étanchéiser l'entrée du tunnelier. Trevi, in qualità di impresa specializzata in fondazioni profonde, è attivamente coinvolta nel progetto grazie ad alcuni contratti stipulati per le linee 16 e 17. Per conto di EFA Génie Civil, Séphine Trafort, Ingé Génie Civil e Des Mathieu Barre Construction.